Giuseppe Scienza, una serata molto importante, il Natale della Feralpi Salò, ma prima di tutto c'è da concentrarsi su quella che è una sfida importante come il derby contro Lumezzane. Sì, la serata comunque, al di là dell'impegno di sabato, rimane una serata splendida, in una location assolutamente fantastica, però è chiaro che noi siamo già concentrati all'impegno di sabato, è un derby, ci teniamo noi, ci tengono i tifosi, ci tiene il nostro presidente, la società intera, quindi, e poi c'è una classifica da alimentare, far bene il sabato vorrebbe dire chiudere l'anno con una classifica, è già straordinaria, ma potrebbe essere la ciliegina sulla torta. Che cosa significa derby per Beppe Scienza? Ma è sempre una partita affascinante, qualsiasi sia il derby, in qualsiasi città, in qualsiasi zona, è comunque uno degli aspetti belli del calcio, questa rivalità sana che fa anche un pochino crescere l'adrenalina, che ti dà un po' di stimoli in più, è comunque una partita da vivere lealmente, perché io non sono mai stato fanatico nelle esagerazioni, però ci tengo tantissimo. L'anno scorso non abbiamo portato nessuna soddisfazione ai nostri tifosi e alla nostra società, quindi sarebbe ora di invertire la tendenza. Beppe Scienza chi toglierebbe a Lumezzane? Ma Lumezzane, visto che devo fare dei nomi che non mi piace mai, però Benedetti è già stato tolto dal giudice sportivo e Belotti anche, quindi direi che il giudice sportivo ha ascoltato le mie preghiere, due giocatori fortissimi che stimo tantissimo, e diciamo che questo Ekuban è un ragazzo interessante che sta facendo vedere delle cose belle e in questo momento è lui, però abbiamo già avuto abbastanza fortuna a non avere contro domenica due grandi giocatori come Belotti e Benedetti.